Insomma, lo vogliamo aprire il pacco? Non lo so pronunciare in inglese. Unboxing. Ah, wow. La faccio da scema, come sempre. Oddio, no, sta spruzzando. Inizia forse a piovere. Vedete qua cosa c'è? Vedete che roba meravigliosa per la festa della mamma. E senza che pensate, andavo al piano di sopra, cercavo il taglierino, ne ho mille di taglierini di tutte le misure, ma no, come si faceva? Volevo usare il coltello da cucina, quello sapete che ce l'abbiamo tutti, eh? Ditemi di no. Chi ha comprato, chi si è trovato regalate le posate con il manico in plastica o resina, chiamatela un po' come vi pare. Qualcuno sicuramente in forno ce l'ha messo, qualcuno sul fuoco lo ha strinato, io ce l'ho, anche perché taglia bene, e lo tengo, quello col seghetto. E allora uso le forbici, si fa zan zan, ma cosa ci sarà qua? Tu. Io forse lo so, perché c'ho una bambina che pensa a tutto, davvero, davvero, imbarazzante, meno male che la mia di testa ormai le andà. Mi alzo la mattina rimbambita, io non so cos'è, sto anche attenta, mangio bene, ma sto momento proprio, mi alzo che prima di deambulare, proprio mantenendo l'equilibrio, a che ne vuole? Mi sento mia nonna, rimbambita proprio sto. I dolori da tutte le parti, mi fa male tutte le... Davvero? Infatti non vedo l'ora di andare dalla mia vicina, che così facciamo a chi ne dice di più. Già mi è venuta a bussare alla porta, che gli ho aperto con un occhio, così ero già in giro, però ero ancora in coma. Ma che volevi ieri? Non ce l'ho fatta venire da te. No, gli ho detto, volevo solo un po' di conforto perché non riuscivo a cucire quella stoffa, era dura. Carina, che già per essere arrivata da me, a parte che è andata in chiesa, poveraccia, sono gli unici passi fuori casa che fa, e a trovare insomma un paio di amiche, sono rimaste vedove. Ma lo farà 2 volte al mese se lo fa, Quindi aveva allungato fino da me, poverina, è nato d'amore. Tanto l'ho già scocciata, ha detto di lasciarmi un po' di caffè. Insomma, lo vogliamo aprire. Volevo farvi vedere i miei capelli tagliati, che carini, non so se si vedono. Cucucucu, ma mi è venuto così bene stamattina, li ho asciugati al naturale. Ma mi piacciono anche che si intravedano così quelli bianchi, sotto, 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 sopra. Di lato sulle tempie sono canuta a macchie, davvero non ce l'ho bel sale e pepe, no, a macchie brutte. Adesso vediamo col blu col verde che effetto farà. Insomma, cosa si regalerà per la festa della mamma? Lo vogliamo aprire insomma questo pacco? Mia figlia sarà lì che aspetta, perché ho detto va bene, guarda che il pacco sta bagnando fin qui. Il pacco era per la festa della mamma. Ah, davvero? No, veramente non ci avevo pensato. L'avevo subodorato, insomma, maggio, cioè festa della mamma e compleanno, che vuoi. Però insomma, adesso prima che cominci lo sgrullone serio, perché l'ho già sentito, sono un piede, un goccio. Andiamo ad aprire, mi va di farmi compagnia, visto che non c'ho la mia bambina oggi, che ci è rimasta male, però, mamma mia, poverina, che bel mazzo di fiori. Non ho capito se è un mazzo o un vaso. Ho visto due colori di, non so se dalie o gerbere. Che belli i fiori, io amo i fiori. Cioè, sono tutta un fiore stamattina, no, ce l'ho solo nella gonnelletta. L'avete vista la gonnelletta? La gonnelletta vintage, vedete, ha le rose, questi ramage di rose gialle che poi sono senape e rosso salmone, con le paillette in tinta sopra. Non mi ricordo quale fiera l'acquistai. Un bel cotone, bellissimo questo cotone, mi piace. E poi sono diventata cicciona. Poi ho le scarpe che hanno lo stesso colore più o meno del bordo. Vedete qua? Lo vedete? Non lo so se si vede perché non vedo. Quindi qui c'è il bordo e le scarpette, saranno di Camilla queste, comprate mai messe, infatti non sono certo lo stile di mia figlia, mai stato, non lo so come, però sono una morbidezza, però già mi fa male i piedi. E mi fa ridere con quel fiore, non si può togliere. Poi sono belle stondatine, oh come mi piacciono le ballerine, sapete quelle fatte bene anche dentro? Ecco, quella roba lì. E quindi stamattina mi sono vestita un po' folcloristica, ecco. Molto folcloristica. Qua c'è la mia Margheritina. Me l'ha stata regalata tanti anni fa, quando abbiamo ancora lo studio condiviso con altri artisti al
all'ex lanificio Luciani, oddio, non mi ricordo più come si chiama. Bella, bel posto. Allora lo apriamo, su si fa. Ta, 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 spero di non far danni. Però sentite. Che profumo questa rosa, è la mia bambina, eh. Poi bella la festa della mamma che capita dopo il compleanno della propria figlia. Camilla è nata ad aprile, arriva la festa della mamma e giustamente è dopo. Io posso festeggiare quando è nata la bimba. Poi ho festeggiato la mia prima festa della mamma, è stata una cosa bella. E poi se possiamo festeggiare la festa della mamma è perché abbiamo avuto questi bambini. Ci sono dei genitori che i propri bambini non ce l'hanno più. Così come ci sono bambini che non hanno più la mamma, bambini grandi, bambini piccoli, quindi è un momento in cui si deve pensare un po' a tutti, come sempre. E quindi tanto amore, povera Camilla, che fa tanto tanto per la sua mamma. Voi non lo sapete, però la Camilla fa veramente delle cose per la sua mamma, tante tante per una ragazza della sua età. Ah, wow, che robona, mi toccherà fare i tutorial, che dite? Ma cosa? Ma voi l'avete visto? Ma vedete un po'. Tanto un'altra bella scatola che posso riciclare. Anche la carta riciclo. Io riciclo tutto, ma riciclo. Io e mia sorella ci spediamo dei pacchi che sono il riciclo del riciclo del riciclo del riciclo, perché sono utili come un microfono. Oh santo cielo, cielito lindo, ragazze, posso cantare. Ma che lavoro meraviglioso, pesa una tonnellata sta cosa, non sembrava dentro la scatola, ora me la sento pesante. Ma una roba seria, ma mi tocca fare la persona seria con voi poi. Poi mi dirà, adesso c'hai tutto, hai il computer che funziona, lo dice lei, io non ci ho capito ancora niente su quale funziona, come funziona, cosa devo fare, dove lo devo posare, quello così, quell'altro cos'ha, quello non lo toccare, non lo spostare, quello deve sempre stare attaccato, che paura. E vabbè, adesso sapete che il telefono sta sopra un supporto di quelli che hanno anche il telecomando e l'ho recuperato, era sparso. C'è un pezzo che non so dove va e delle istruzioni che ancora non ho letto. E ogni volta che tocco sto trempello che ha il neon dietro al supporto per il telefono, ogni volta che lo smanicchio ho sempre il terrore di spezzarlo, che dico, mi sarò ricordata come si tocca. Sono come proprio quelle vecchiette lì che non, se le spostate da casa loro non sanno più dove stanno, cosa fare, come si scrive, come si parla. Wow, sono messa male. Oh, oddio, una zanzara. Bello, Camilla. Mamma mia, che brava. Professionale. Ma che lavoro. Questa è la festa della mamma, ragazzi. Ci sono altri pezzi, mi sa di no. Che bello. Quindi adesso abbiamo il microfono e quindi vi canterò. Boh, ah, beh, un po' ve la dovete beccare. Però prima faccio i gorgheggi perché se no ho sempre quarantena. Visto che oggi non ce l'ho. Il fragolino fa bene, eh. Fragolino fa bene alla gola. E quindi poi vi canterò le cose e vi farò anche ridere, se già non ve l'ho fatto. Poi ci saranno quelli che, vedi che, come si dice lì, l'indicatore degli iscritti retrocede, via 1, via 7, via 10. Va bene, rimarrà Maria Vittoria, poi probabilmente rimarrà anche alla mia amica delle fatine, Andreina, Adelina, scusate, mi sono rimbambita. Forse anche Giovanna, ma Anna Maria si prova a cancellarsi, povera lei, me lo deve dimostrare quotidianamente. Ecco, Alejandra, non t'ho più sentita, bisogna chiamare, bisogna che organizziamo un tè la prossima settimana. Adesso quando viene Eleonora, Alejandra, dobbiamo ritrovarci e fare veramente un po' di bisbocce. E quindi ci sarà forse Luca Sforza e Alex proprio per compatimento, poi tutti cancellati, come mi sentiranno cantare, poi se non la smetto con i miei pipponi, ma non me ne frega niente, io i pipponi li faccio e come. È giusto farli, è giusto, cioè è giusto, cioè, visto che c'è gente che segue solo canale 5, rete 4, la 7 forse. Ah, va bene, sono felice, adesso apro, vediamo un po', prima che adesso. Bisogna poi che vada a vedere, oh, io sono una patita dei libri delle istruzioni, sapete?
io come cambio macchina non lo faccio col computer, che non so mai, tutte le volte mi devo scrivere cosa devo fare, ma davvero, c'ho i bigliettini, non solo le password che continuo a perdere, che dico no, ma questa, ma vuoi che non me la ricordi? Le modifico tutte simili e non le imbroccassi una alla volta. E poi mi faccio scrivere a seconda di cosa cambio, perché se io per un periodo uso un ammenicolo elettronico, io poi non mi ricordo più come si usa l'altro. Se passo da un vecchio tablet a un vecchio tablet a uno nuovo, mi sento male perché dico, ma adesso come si farà? Cosa dovrò fare? Sono messa così. Mentre se mi arriva un filato nuovo con il quale non ho mai dialogato, beh, di so, sveglia, attiva, composta, percettiva, intuitiva. Iva, iva, iva. Ah, adesso sì, qua. Questo già mi sembra, ce l'avevo questa, era una lampada dell'IKEA. Davvero. Che ogni volta che facciamo un trasloco ne prendiamo un tocco. Comode, tra l'altro, le lampade a braccetto per chi lavora a telaio e non, perché certo bisogna avere lo spessore del supporto adeguato al morsetto, ma io quando lavoro al telaio finalmente ho, vabbè, a parte che ho la lampada da flebo che porto in giro per casa ormai. E devo ritrovare quella integra, speriamo che una di tante mi sia rimasta, e poi la collego al telaio. A parte che quest'estate ho intenzione di tessere molto. Eh sì, quest'estate voglio godermi la terrazza e tessere, 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 ho tante cose da fare. Ho anche il pezzo, il mio è un pezzo tessuto, per la disfida, tre parole, dimmi tre parole, cuore, sole, amore. Non mi ricordo mai come si chiama quella cosa lì. E il pezzo è il telaio, Il pezzo c'è al telaio perché poi vi spiegherò tutto quella faccenda lì della disfida tra creativi. Non è una gara, è una disfida, non ci sarà un premio. Una disfida. Tre parole bisogna sviluppare quel tema che ne è nato, quindi non me ne ricordo una però. Allora, una è il fauno, una è la saettata, la fulminata. Ah, e l'altra sì, monocromatici, solo filati monocromatici, possibilmente, e il meno possibile con piccole concessioni di qualcos'altro. Ce l'ho già in mente da subito proprio, ho avuto una fulminata, una flashata, pa! Quello, e sarà al telaio, ed è già al telaio. Lo so, devo comunicare, devo comunicare. Va bene, adesso che avete partecipato a questa cosa con me. Ho perso un pezzo, ah no, Minuca ha perso l'orsetto. Vado a vedere che ore sono, così vado, mi preparo per andare a bere il caffè. Avviso la mia bambina, che è stata un amore, e già due giocattoli per fare queste cose qua. Quindi o mi fate arrivare un po' di iscritti, se no mia figlia dice, De, a bella, ma chi è sta? No, però sono contenta perché nonostante siano chiacchiere un po' così, oh, non dite che non vi insegno niente, che non do niente, vi ho regalato anche dei pattern, non so se rendo, perché quello del Bactus, i progetti Bactus sono dei tutorial teorici, però sono dei pattern che vi ho regalato, e anche le idee con gli ultimi filati di Lollo Crea, c'ho da fare un sacco di cose, io non so come faccio. Chi si annoia? Ma come fa ad annoiarsi la gente che si annoia? Io posso capire la disperazione, posso capire che vorresti dire, posso capire tante situazioni oggettive, ma la noia no, la noia no, no, la noia no, la noia no, la noia non la compatisco. E quando mia figlia diceva, no, oh, mi annoio, ah, lì era una guerra. Ah, lì infatti che bisogna operare, lavorare con i figlioli. Nel momento della noia bisogna che diano un valore al loro tempo, che riconoscano poi lo spazio proprio bello per vivere, che cos'è la vita. Ecco, che cos'è la vita? Tante cose è la vita, ma sicuramente non concede la noia. No, se uno si annoia, qualcosa non va, o ti sei dimenticato qualcosa che ti era utile, sei in viaggio, quello lo capisco, quello non è noia, quello lì è disperazione. Tutte le volte che mi dimentico i miei pacchettini per i viaggi, quella è disperazione, quando vai in giro e non trovi quello che ti serve, qualcosa, qualsiasi cosa. Io busso anche le case, ma ce l'avete un uncinetto, un gomitolo, aiuto. Quando viaggio io preferisco avere, se non ho dei progetti da terminare, come il lenzuolino di Camilla,
di Natale. Adesso ne voglio fare uno per la sua vita da adulta. Ormai quello rimane con la mamma, rimane qua, quel lenzuolino lì del Natale. Lenzuolino e Fedra, che non ve l'ho fatto vedere. Ah, ma in questi giorni, adesso la prossima settimana, dopo il 13 di maggio, vi farò vedere il vestitino della prima comunione di Camilla. Spero che possa farvi contenti, piacere, insomma, Valerica Matrice soprattutto.